Oltre a non prendersi il disturbo di differenziare i rifiuti e conferirli in maniera corretta e civile, sembra che non trovasse nemmeno il tempo di fermarsi per abbandonare i suoi sacchetti colmi di scarti domestici, tanto da gettarli dal finestrino della sua auto in corsa. Con questa condotta scorretta contava evidentemente di farla franca un uomo di Marano Vicentino, riconosciuto e multato dopo che alcuni cittadini più responsabili di lui avevano segnalato il fattaccio ripetuto al comune. A raccogliere gli indizi rivelatisi utili per identificarlo sono stati alcuni agenti della polizia locale Consorzio Alto Vicentino, previa installazione di una telecamera puntata su via degli Alpini lungo rettilineo dove scorre la strada provinciale 122 che collega il centro di Marano al territorio maladense, un tratto di asfalto che taglia la campagna circostante, un efficace esempio di collaborazione tra singolo cittadino, comune e polizia locale, ha permesso di risalire all'identità del lordatore seriale che per più giorni aveva scelto la stessa modalità di lancio della spazzatura sempre lungo la medesima strada nelle ore mattutine, percorsa da Malo verso il centro di Marano lasciando immondizia a bordo strada sulla carreggiata est. Una volta agganciati con il monitor, targa e modello, è stato piuttosto facile per gli operatori dare un nome al balordo di turno. Sanzione di 600 euro, di cui 500 per l'abbandono sconsiderato dei rifiuti, 100 come extra per aver commesso l'infrazione nel comune di non residenza. Nome e provenienza del soggetto non sono stati resi noti.